Progetti futuri? Progetti futuri, io vorrei cominciare con un progetto passato, nel senso che poi non è passato l'ultimo, qua casualmente mentre oggi dovevo venire qua, avevo preso sai l'armonica, alcune cose. E per errore mi è capitato di è caduto anche questo, che è il mio, che è l'ultimo disco che ho fatto, l'ho realizzato, questo è un disco che ho realizzato, che ho registrato a Roma con Cornelio Poggi, Papic, in arte Papic, che è stato arrangiatore di Mario Biondi. E in questo disco ho voluto fare una cosa che diversa dal solito, nel senso che di solito faccio dischi di armonica, basta, armonica con un gruppo che mi accompagna. In questo caso io, siccome io sono innamorato anche della voce, io ho invitato sei cantanti, uno più bravo dell'altro, c'è Neja, che è una cantante famosissima comunque, Francesca Gramegna, Alan Scaffardi, Walter Ricci, poi c'è anche Fabrizio Bosso che suona, c'è Valeria Milazzo, Tom Gebel, straordinario cantante tedesco, grande appassionato di come me, Frank Sinatra, Eli Bruna, eccetera, eccetera. Sono un sacco di cantanti e di musicisti. Tra l'altro, siccome amo anche loro, perché il problema di questo disco qual è stato? Te lo dico con molta franchezza. Io mi sono incontrato con Papic e gli ho detto: senti, mi piacerebbe fare un disco con te perché mi piacciono molto le tue sonorità. E lui mi dice: ah, io sono contento. Già collaboravamo da tempo, io ho fatto tanti dischi per lui. E gli cominciai a dire: guarda, a me piacerebbe fare The Look of Love di Bacharach. Dice: sì, ma The Look of Love ci vuole l'orchestra, dobbiamo mettere l'orchestra d'archi sotto. Ma sì, mettiamo l'orchestra d'archi, poi The Shadow of Your Smile, ma là ci vuole questo, ma là non ci vuole il solo di Fabrizio Bosso. No, ma quella non puoi fare. Poi ho detto: mi piace molto I Will Survive. Ho detto: ma quella non puoi non farla cantare a Neja. Come fai a fare Will Survive senza farla cantare a Neja? Io avevo completamente dimenticato che ero il produttore di questo disco. Beh, questo non solo, solo al momento di pagare mi sono sentito male. No, però sono veramente contento perché ci sono queste sei voci meravigliose, più dei solisti straordinari, e sono molto contento di questo lavoro. Cosa difficilissima, perché di solito io non amo ascoltarmi. È una cosa che un giorno sentivo un'intervista fatta a Woody Allen che mi sembrava strana prima, invece ora la capisco perfettamente. Woody Allen diceva che lui non amava guardare i suoi film. Gli ho detto: come? Sono così belli. Effettivamente di solito io non amo ascoltarmi. È un po', questo l'abbiamo un po'. Lo so, però in questo caso devo dire, il complimento più bello su questo disco me l'ha fatto un amico mio contrabbassista, Luca Garlaschelli, che appena l'ha sentito ha detto: Giuseppe, ci sembra un disco vero questo. Ed è un complimento, perché effettivamente anche io ho la sensazione, perché senti tutti questi strumenti, l'orchestra, dice, oh, è vero, il coro gospel. Ma guarda, secondo me la particolarità dei progetti che fai, e comunque anche di questo disco che ho già sentito qualcosa, è una particolarità che ti distingue e ti contraddistingue rispetto agli armonicisti cromatici che ci sono, non dico in Italia ma in generale nel mondo. Quasi tutti gli armonicisti, quasi tutti, sono ovviamente di stampo jazzistico, certo. Tu mantieni sempre un fraseggio tipicamente jazz, anche se comunque contaminato, molto contaminato. Ma la cosa più importante è quello che tu hai portato lo strumento in un ambiente che è comunque anche quello pop, soul in certi casi, ovviamente jazz, unite insieme con una miscela che è unica. Sì, diciamo che qua c'è tutta la mia vita in un certo qual modo. Cioè, chiaramente pian piano poi diventa necessariamente un prodotto personale, nel senso che da questo disco probabilmente si capisce della mia passione per Stevie Wonder o della mia passione per Frank Sinatra, perché a me piace che comunque tutti i miei lavori parlino di me, è chiaro, certo. Anche quando non suono un brano che non è mio. In questo caso ci sono pure tre mie composizioni cantate pure da cantanti che io adoro, tipo c'è Valeria Milazzo che canta Calza, un brano che ho scritto un po' di anni fa per la famiglia Parrinello. Comunque, vabbè, diciamo, non vi sto a dire, ci sono, chi lo vuole ancora si può trovare in giro. Fortunatamente sono andate molto bene le vendite, dico fortunatamente perché essendo il produttore, diciamo, essendo parte in causa, perciò già comincio a pensare al prossimo. Invece come progetti, come concerti, ci sono tante cose che si stanno per realizzare. Sono stato da poco in Giappone
per fare un tour, sono stato a Tokyo, Kyoto e Osaka con Francesco Buzzurro e Nicola Giammarinaro, cioè, il clarinettista migliore che abbia mai sentito, stavo dimenticando Nicola, perdonami, carissimo amico tra l'altro. Ho visto qualcosa. E siccome è andata veramente molto bene, a quanto pare a ottobre torneremo, ma stavolta passando prima dalla Cina e poi a quanto pare pure dalle Hawaii. Faremo un tour probabilmente dei Blue Note che hanno aperto anche a Honolulu e a Beijing. Ti verremo a trovare. Magari, bellissimo. Andiamo a fare un trio di armoniche, tipo i tre tenori, facciamo le tre armoniche. Ci sarebbe sufficiente anche l'1% del successo dei tre tenori. Esatto. Grazie Giuseppe. Grazie a voi, grazie tante, grazie.